Benvenuti in questa nuova puntata di Non Solo Selfie. Oggi parleremo e vedremo insieme qualche piccolo consiglio su come fotografare il food con il vostro smartphone. Mangiare è un piacere, soprattutto in Italia, ed è normale che appena ci viene posto davanti un bellissimo piatto di food ci viene subito voglia di fotografarlo. Ma prima di iniziare a prendere il nostro smartphone e fare le scimmiette all'impazzata, cerchiamo di considerare alcuni piccoli elementi. Ad esempio, nel momento in cui scattiamo, noi dobbiamo raccontare una storia, la storia che il cibo ci sta comunicando. Quindi teniamo in considerazione che dobbiamo coinvolgere tutti e cinque sensi in un unico senso, che è quello della vista. Quindi immaginatevi di riprodurre fotograficamente il suono di una bellissima bruschetta con sopra il pomodoro, oppure l'odore di quella bellissima fogliolina di menta verde sul nostro piatto. Ma oltre ai cinque sensi, dobbiamo tenere in considerazione anche lo spazio, quindi dove ci troviamo, se ci troviamo magari in riva al mare, se ci troviamo in un bellissimo ristorante super raffinato, e dobbiamo considerare anche il tempo, ad esempio se stiamo a colazione, oppure se stiamo facendo una cena al lume di candela. Guardiamo insieme i cinque piccoli trucchi per fare le nostre bellissime foto con lo smartphone. 1. Oggi nell'universo della food photography abbiamo due stili, quindi prima di iniziare a fotografare dobbiamo decidere quale deve essere il nostro stile. Abbiamo uno stile che è completamente total white, dove abbiamo il piatto bianco, lo sfondo bianco, dove l'unica cosa colorata e nitida è il nostro cibo. Mentre c'è un altro stile, che sta andando adesso, che è quello magari anche più naturale, dove abbiamo dei piatti di legno, abbiamo degli elementi buttati sul piano in maniera casuale, ma sempre tutto con un ordine minimalista. Quindi prima di iniziare a scattare, magari fatevi un giro su Instagram o su Pinterest, cercate di capire qual è lo stile che vi piace e poi scegliete anche gli elementi e gli accessori che vedremo dopo in base al vostro stile. 2. Illuminazione. La soluzione migliore per fotografare il cibo è quella di utilizzare magari una bellissima luce morbida che viene dalla finestra. Questo ovviamente dipende da dove ci troviamo e dall'ora del giorno, perché se siamo in un ristorante di sera, purtroppo l'unica luce che abbiamo è quella del locale. Quindi se siamo in condizioni estreme, purtroppo dobbiamo utilizzare quel tipo di illuminazione lì e magari trovare qualche artefatto con un filtro di Instagram, ma non è la soluzione migliore. Mentre se siamo un'ora del giorno, come ad esempio il pranzo, oppure ci organizziamo a casa un piccolo set, mettiamoci vicino alla finestra e cerchiamo di illuminare il piatto nella maniera più morbida possibile. Poi ci sono altri piccoli trucchi che possiamo utilizzare, come ad esempio utilizzare un foglio di carta bianca per andare a illuminare il nostro piatto. Quindi possiamo utilizzare magari un foglio bianco. A che cosa serve questo foglio? Serve per far rimbalzare la luce e per andare a bilanciare, quindi per andare ad ammorbidire le ombre che vengono prodotte sul nostro cibo. 3. Styling del piatto. Se ad esempio ci troviamo in un ristorante, prima di scattare cerchiamo di controllare se magari qualcosa si è spostato, quindi ad esempio rimettere dritto in un bicchiere o riaprire al massimo qualche fogliolina, giusto per avere tutto perfetto nel momento in cui facciamo click con il nostro smartphone. Se abbiamo un set fatto in casa, possiamo anche prepararci degli accessori, come ad esempio una pinza per muovere gli elementi, o magari se non abbiamo la pinza anche delle bacchettine cinesi. Una cosa molto importante, a parte il vento, è prendere magari un pennellino, intingerlo nell'olio e lucidare qualche elemento. 4. Accessori. Gli accessori dipendono dalla situazione in cui ci troviamo. Se ad esempio siamo in un ristorante, dobbiamo utilizzare gli accessori del ristorante, quindi magari il piatto che ci fornisce lo chef o le posate che troviamo sul tavolo. Mentre se ci stiamo costruendo un set direttamente in casa, all'inizio è meglio stare su dei colori magari naturali, desaturati, quindi possiamo comprare dei piatti bianchi o comunque con pochi colori. Cerchiamo di evitare dei piatti con dei fronzoli o dei colori molto accesi. Ci toglierebbero l'attenzione dal messaggio importante, quindi dal nostro cibo. 5. Inquadratura.
Scegliere la giusta inquadratura è molto importante per raccontare la storia del nostro piatto. Ad esempio abbiamo piatti che vanno benissimo per un'inquadratura magari dall'alto, dove si vedono tutte le geometrie, oppure possiamo utilizzare un'inquadratura all'incirca a 45 gradi, che è un'inquadratura soggettiva, oppure al massimo un'inquadratura a raso del tavolo, come ad esempio per fotografare un biscotto riusciamo a vedere tutta la tridimensionalità e tutti quanti le briciole sul tavolo. Ovviamente questo dipende anche da dove ci troviamo, per esempio in un ristorante sarebbe assurdo mettersi in piedi su una sedia e cercare di fotografare il piatto dall'alto. Un'altra cosa molto 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 importante è quella di cercare di eliminare al massimo tutti gli elementi di distrazione dall'inquadratura, quindi ad esempio la signora sullo sfondo con la maglia gialla, cerchiamo di tagliarla, oppure ad esempio con Instagram possiamo sfocare lo sfondo in modo tale da avere soltanto il piatto a fuoco. Nel momento in cui scegliamo l'inquadratura, occhio ai pesi degli oggetti. Non mettiamo tutti sullo stesso piano, ma cerchiamo di creare del movimento in modo tale da non avere delle zone che pesano di meno o pesano di più. Cosa vuol dire? Vuol dire magari cercare di occupare lo spazio con più elementi. E ad esempio, se abbiamo un elemento molto scuro da una parte, cercarlo di bilanciare con un elemento più chiaro dall'altra parte. In conclusione, ragazzi, ricordatevi: 1. Scegliete il mood della vostra immagine, se deve essere qualcosa di total white o qualcosa di più naturale. 2. L'illuminazione preferibilmente deve venire da una finestra e deve essere molto morbida. 3. Utilizzate degli strumenti per fare lo styling del vostro piatto. 4. Props. Aiutatevi con degli accessori, quindi magari con dei piatti o con delle cose attinenti al gusto che state raccontando. 5. L'inquadratura. L'inquadratura deve essere funzionale, magari se state fotografando una zuppa è bella fotografarla dall'alto, o magari se state fotografando dei biscotti, fotografate a raso del tavolo per raccontare tutta la tridimensionalità. E infine, un ultimo consiglio che vi do è quello di mangiare. Risotto al mojito, una cosa fantastica. Se volete sapere altro sullo smartphone e sulla fotografia, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima.